Amici e amiche, bentornati sul canale. Nel video di oggi vorrei parlare con voi di una serie, probabilmente qualcuno di voi la guarda anche, e si chiama Riverdale. Questa argomentazione si basa solo su la prima, la seconda, la terza stagione e le prime quattro puntate della quarta stagione. Ho iniziato a guardare Riverdale l'anno scorso, la prima stagione mi è piaciuta molto, poi dopo ho smesso di guardarla perché ho iniziato a lavorare. Quindi durante questa quarantena ho ripreso in mano la seconda stagione, la terza e adesso stiamo guardando la quarta. Volevo condividere con voi le mie opinioni riguardo alla scrittura di questa serie, perché tipo la prima stagione era tranquilla, nel senso c'erano delle cose un po' cringe, però era lineare come serie, anzi anche proprio dai fatta bene per essere. Dalla seconda in poi le cose cominciano a diventare un po' troppo folli e cringe. Si passa da avere un serial killer ad avere una cosa tipo soprannaturale a una persona che parla con il corpo del proprio fratello morto e una bambola impossessata, il tutto senza neanche avere il tempo di metabolizzare il cambiamento, avviene proprio così. Muore qualcuno, la puntata dopo c'è lo spirito di un gemello mangiato che si manifesta nel corpo di una bambola, cioè. Tornando al discorso, anche i personaggi sono uno dei miei personaggi preferiti è Archie. Ma Archie non ha una specie di storia, cioè tutto quello che accade è soltanto perché accade ai personaggi che sono intorno a lui e lui si trova semplicemente coinvolto e sembra a volte che gli scrittori non sappiano che cosa fargli fare per farlo andare avanti. Cioè in una puntata è un musicista, due puntate dopo è in prigione, due puntate dopo ancora crea un gruppo di combattenti con i quali sconfiggere il male. Cioè Archie, che cosa hai fatto di male agli scrittori per meritarti questo trattamento? Poi abbiamo Veronica, che parla sempre come se, non lo so, lei fosse uscita da un'epoca vittoriana, con tutte queste cose che non direbbe assolutamente nessun adolescente della sua età. Ricordiamoci che questi ragazzi hanno ancora 17 anni. Dopo 4 stagioni hanno 17 anni e ne hanno combinate più di, non lo so, un clan mafioso durante tutto l'operato. E io mi chiedevo durante tutta la seconda e terza stagione, ma lei come fa ad avere un'attività, un locale, un bar segreto e ha tipo 16-17 anni? Bitch. Ma nessuno si fa mai delle domande? Betty è anche lei il personaggio preferito insieme ad Archie, però poverina non lasciano mai stare. A parte che lei ha questa oscurità dentro di lei che non si è ancora ben capito se sia tipo una metafora di una malattia mentale, però si parla sempre di questa sua oscurità e gliene capitano veramente di ogni. Prima suo babbo è un assassino, poi salta fuori il fratello psicopatico che poi non era il fratello, poi sua mamma la buttano dentro a quella setta e lei adesso c'ha anche il fratellastro. Potrebbe anche lui essere un'altra persona malata che fa parte della famiglia di Betty. Jughead invece è uno dei personaggi che non sopporto, ma non lo sopporto perché mi sembra che l'attore che hanno scelto, che comunque è bravo a recitare, però non sia proprio adatto alla parte del duro, certe cose che fa, certe cose che dicono, ma un po' fuori luogo, ma in realtà non è neanche colpa degli attori, secondo me è colpa proprio degli scrittori che scrivono delle battute proprio a caso, non so, mi verrebbe da dire questo. Ma la persona più a caso di tutto è Cheryl. Cheryl è fuori come la merda. Lei è pazza in un episodio, fuori di testa in un altro. La persona che probabilmente ha più problemi mentali rispetto a tutti gli altri. E adesso c'è sta cosa che lei ha il cadavere di suo fratello e il cadavere che tra l'altro non si è decomposto, mi viene da dire, e in più non puzza neanche perché, cioè, Tony non dice un cavolo, sta lì, parlano tranquillamente con il cadavere a fianco e il tutto, cioè, non è che è percepito come una cosa strana, no, è normalissimo pranzare con il corpo di tuo fratello imbalsamato accanto alla tua morosa. Quella città è proprio marcia in ogni aspetto. E poi ci sono quegli altri personaggi che secondo me gli scrittori ogni tanto ricordano di avere e tirano fuori per infilarli in qualche colpo di scena, tipo Kevin. Kevin è inutile, è l'unico
ragazzo praticamente per tutte le stagioni, gay, dichiarato. E lui lo utilizzano sempre per delle cose insignificanti, del tipo, ah cavolo, mi sono ricordato che abbiamo Kevin, utilizziamolo. E stessa cosa vale per Ethel. Ethel è un idolo, cioè lei è fuori veramente fuori di testa. Quando era diventata la principessa Ethelyn, lei sapeva chi era il re Gargoyle e ha buttato il milkshake addosso a Veronica quando nella stagione prima erano tutte besties. Ragazzi, Ethel, poverina, deve farsi uno spritz. Non lo so, mi sentivo di condividere queste opinioni su Riverdale insieme a voi. Commentate anche voi che cosa ne pensate, se vi piace Riverdale, se condividete anche qualcosa di quello che ho detto, perché mi farebbe piacere discuterne insieme. Se vi andasse di parlare di una serie, un film o un gioco o qualsiasi cosa, scrivetelo pure nei commenti e potremmo parlarne in un futuro video. Detto questo, io vi saluto, grazie per aver visto il video, se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.